Ciao bambini, bentornati nella nostra aula virtuale. Prendete posto, oggi impareremo a leggere l'orologio. Vedrete, sarà una bella conquista. Come sapete, l'orologio serve per misurare con precisione il tempo che passa durante la giornata. Un giorno è formato da 24 ore. Perché sono 24 le ore che impiega la Terra per fare un giro intero su se stessa. In un giorno abbiamo la notte fino alle ore 6, la mattina fino alle ore 12, il pomeriggio fino alle ore 18, la sera fino alle ore 24. Scusa maestra, un giorno è fatto di 24 ore, ma sull'orologio ci sono solo 12 numeri. In un giorno la lancetta delle ore compie due giri completi dell'orologio e quindi passerà su ciascun numero per due volte. Nel primo giro, e cioè fino a mezzogiorno, leggeremo i numeri da 1 a 12. Nel secondo giro, e cioè da mezzogiorno, leggeremo i numeri da 13 in poi. Le 15, le 16, le 17, le 18 e così via. Il primo giro, che va dall'1 alle 12, si dice antimeridiano. Il secondo giro, che va dalle 12 alle 24, si dice pomeridiano. Ma ora iniziamo a leggere! Non so più aspettare! Quando le lancette sono una sull'altra in alto, se è giorno è mezzogiorno, se è notte è mezzanotte. Le ore le leggeremo guardando la lancetta più corta. Qui sono le ore 3 in punto, cioè le 3 e 0 minuti. Attenzione, se siamo nel pomeriggio diremo che sono le 15. Perché dopo le ore 12, mezzogiorno, aggiungiamo 3 ore, 12 più 3. Ora guardate qui, sono le ore 5 e 5 minuti. I minuti sono quelli segnati dalla lancetta più lunga. Ed ora osservate, quando la lancetta dei minuti è sul numero 3, segna che sono trascorsi 15 minuti. Per contare ci aiuterà la tabellina del 5. 5, 10, 15. Ora notate bene, qui diremo quindi che sono le 10 e 15 minuti, ma possiamo anche dire che sono le 10 e un quarto. Sapete perché si dice un quarto? Perché questo spicchietto giallo è uno di quattro che servirebbero per completare l'orologio. Immaginate una torta tagliata in quattro parti uguali. E se la lancetta grande fosse sul 6? Diremo che sono le 10 e 30 minuti. Ma possiamo anche dire che sono le 10 e mezza. Immaginate mezza torta. E se la lancetta grande fosse sul 9? Diremo che sono le 10 e 45 minuti, oppure possiamo dire che sono le 11 meno un quarto, cioè manca un quarto d'ora alle ore 11. Per oggi abbiamo terminato! Cosa ne pensate? È difficile? Sì, un po' lo è, bisogna esercitarsi molto! Forza, correte a vedere che ore sono adesso! Vedrete, sarà molto utile! Al prossimo appuntamento!